quando maschere e trombetta, quando carre giovanetta, chi baldori che allegri, quando gente a mitavi, risando più tarleta. È tarda sera, ma noi siamo ancora in giro, perché Carnevale dov'è? Non si ferma mai. Questa è la seconda edizione, ormai ho perso il conto delle puntate, però è veramente un divertimento, mi piace tantissimo questa rubrica, mi ci sto affezionando. E stasera dove sono? Stasera sono in un garage, dove questi ragazzi al freddo e al gelo, e queste ragazze, stanno organizzando un gruppo, loro si chiamano i ragazzi del Toniolo, e il gruppo si chiama? Carnevale a Bikini Bottom. Allora, passo indietro, tu sei? Giorgia. Perfetto, Giorgia. Dici innanzitutto questo Bikini Bottom che cos'è? È un luogo? È una città marina. Immaginaria? No, esiste nel cartone animato SpongeBob. Perfetto, quindi voi vi siete ricollegati a SpongeBob. Sì. E cosa vi siete inventati? Allora, in questa città marina, appunto, il cartone animato è ambientato nel fondale marino e abbiamo deciso di collegarlo alla realtà nel 2024, visto che anche Manfredonia è una città... marittima mare, sul bravo, mare, bravo. Abbiamo deciso di portare avanti il problema dell'inquinamento e soprattutto anche delle specie in via di estinzione. Infatti, ottimo, i nostri vestiti, oltre a ispirarsi ai personaggi di SpongeBob, hanno tante caratteristiche che ricordano comunque all'inquinamento, alla plastica, ad esempio i giornali, bene, eccetera. Per i costumi, naturalmente, io vi rimando al post che parla, che ha come oggetto le fotografie. Questo è il post col video, poi c'è l'altro con le foto che il buon Vittorio sta scattando in tutti questi giorni insieme a noi. Si è unito anche Daniele, che ringrazio e saluto. Ringrazio e saluto sempre voi che ci seguite, sia in questa, per quanto riguarda questa rubrica, sia tutte le rubriche di Stato Quotidiano. Tu adesso ci hai spiegato il tema del vostro gruppo. In quanti sarete, Domenica? Allora, siamo 175. Caspiterina però! Sì. 175, un bel numero, tutti giovani adolescenti, sì, sì. Mi raccomando ragazzi, siamo tranquilli, io l'ho detto anche con le altre scuole, non si beve l'acqua, siamo tranquilli, l'alberghiero quest'anno ci ha fatto vedere anche i nuovi cocktail analcolici ispirati al nostro Zpeppe Seiponta, dobbiamo stare tranquilli e ci dobbiamo divertire tutti quanti, d'altronde poi la sfilata è questa, no? Stare insieme, tutti quanti insieme, divertirsi, ballare. Chi ha fatto le coreografie? Allora, la coreografia l'ha fatta Gioia Vaccarella, accompagnata da Ionia Vizzani. Questo nome non mi è nuovo, Gioia, sì, Vaccarella. Infatti. Vabbè, perché sono di famiglia, quella Vaccarella, Gioia, l'altra Gioia, poi grandissima amica mia. Nonna, no, è presente, la mi ama la follia. Loro hanno fatto, quindi, che sono lei, Gioia e l'altra? L'altra ragazza non è presente. Non c'è. Va bene, hanno fatto la coreografia che poi vedremo domenica. Ormai domenica ci siamo arrivati. Siete pronti? Sì. Questo siamo, sì, carichi. È un po' tirato. Siete, siamo carichi. I costumi qui non li vedo, ma stanno in un altro laboratorio, mi raccontava Nicola. Lui è Nicola, intanto, è l'altro, uno degli altri organizzatori referenti che ci siamo sentiti in questi giorni. C'è un altro laboratorio, sì, dove ci sono i costumi. Sì, sì. Perfetto. Noi non faremo in tempo a vedere, perché ormai ci siamo domenica vicina, però voi naturalmente ci manderete i bozzetti, giusto? Sì, esatto. Così vi mostreremo anche i bozzetti. Allora, la coreografia c'è, il tema c'è, la relazione c'è, ce la manderete. Lei ha detto che io dopo voglio parlare, voglio dire una cosa, giusto? Allora, che cosa volevi aggiungere tu? In finale, tu ti chiami? Angela. Brava Angela. Cosa volevi aggiungere in chiusura? Hai detto io poi in chiusura devo dire una cosa. Speriamo di divertirci il più possibile, siamo carichi, dopo tanto lavoro speriamo di rilassarci dopo e soprattutto di divertirci durante la sfilata, con responsabilità. Perfetto, vedi, io l'ho detto che Angela avrebbe detto qualcosa di puntuale e preciso. Allora io vi ringrazio per il tempo che ci avete concesso, perché naturalmente avete interrotto le prove, avete interrotto i lavori per darci del tempo per registrare questa ulteriore puntata di Carnevale Dov'è. Dovrebbe finire qua, però non lo so, perché c'è qualche altra scuola che ancora deve arrivare, c'è qualcun altro che vuole parlare. A questo proposito vi ricordo che qui sotto c'è il numero da chiamare, vi ricordo anche che dobbiamo ringraziare gli investitori che permettono che queste altre rubriche siano realizzate. Vi raccomando, sia a voi che a voi,
seguite sempre statoquotidiano.it, le nostre pagine Facebook, ben 5 pagine Facebook, il nuovo canale WhatsApp, l'account Instagram, seguiteci, cliccate sempre mi piace e condividi, io conto su di voi e adesso tutti quanti insieme vi salutiamo. Ciao! Ciao! Ci vediamo domenica! Ciao.